che in realtà nessuno può essere esperto di tutto. Io sono esperto di marketing online. Quello che paga è il focus. La maggior parte dei big Luca, chiamiamoli così, gente che prova a imitare, è morta di fame. Chi ha bocca è solo un pirla più pirla di voi. Signori, appropinquatevi. Il papi di una volta è tornato. Lui è il consulente marketing più pagato al mondo, riconosciuto come il creatore di milionari, il punto di riferimento mondiale per chiunque voglia generare profitto. È partito stravolgendo le sorti di decine di migliaia di imprenditori con le live in piscina nel 2018. Piscina riscaldata. E adesso, quelle stesse live, che da anni non erano più accessibili al pubblico, sono tornate grazie ad un nuovo ed epico format Amplicon. Piscine e Verdoni. Ogni settimana puoi riascoltare le verità assolute del papi che hanno fatto la fortuna di chi li ha applicate e che a tutt'oggi possono rivoluzionare qualsiasi business in qualunque settore. Big Luca da Dubai, dalla sua piscina. Ma adesso accendi il cervellino e vedi di concentrarti su quello che stai per ascoltare. Buongiorno signori barboni, eccoci qua. Big Luca dalla sua stabile residenza dubaina. Una cosa, non vedo quante persone ci sono live, infatti meno male che avete commentato perché qua è vuoto. Sono andato sulla mia pagina, invece siamo 81 già, va bene, ok, quello che è. Allora signori, buongiorno, eccetera, e complimenti a tutti quelli che sono diventati opportunisti, che stanno diventando mentecatti, opportunisti, accademici, tutti dei discorsi, bravi. Ah, ecco, ecco, adesso è apparso in quanti siamo. Certo che Facebook è una roba incredibile, ragazzi. Va bene, allora... tu dici che con 3.000 sterline, compreso la tua academy, può bastare incominciare a fare cose bene. Sì, 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 sì. Ok, signori, oggi vi parlo di una cosa importante. Ho recentemente avuto delle discussioni, cioè non delle discussioni, ho consigliato, ho dato dei consigli a delle persone. Allora, c'è questa tendenza, ok, a fare un po' tutto un minestrone di robe. Le persone vogliono iniziare a fare business online. Quello che succede, succedeva anche a me, è che chiaramente voi sentite di così tante opportunità, quindi sentite del network marketing, che sentite di varie varianti all'interno del network marketing, quindi sentite degli shakes, delle proteine, del cashback, eccetera, eccetera, e siete indecisi. Poi sentite Big Luca che dice, no, ma dovete fare affiliate high ticket oppure vendere corsi high ticket, fate le cose high ticket. E poi sentite, chiaramente nella vostra immaginario sono tutti uguali, quindi Big Luca è pari a quello che vi propone gli shakes, che è pari, è normale, all'inizio è perfettamente normale. Dai che oggi si corre con passeggino e si ascolta bene. Grande Giorgia, come stai? Poi ti devo rispondere all'email. Ciao, ciao a tutti ragazzi, buongiorno, buongiorno, benvenuti. Godetevi questo live, domani non so se faremo il live perché viene qua il mio amico, dobbiamo lanciare due business online diversi, quindi gli devo spiegare tutte le cose per lanciare due business di videocorsi in due nicchie, dobbiamo fare una roba molto strategica, sto qua un po' di giorni. Ah, una cosa, forse l'11 luglio potrei tornare in Italia, stare lì qualche giorno perché ci sono le alte sfere che sembra che mi stiano richiedendo, quindi probabilmente vengo in Italia, magari sì, magari no, se vengo è una roba improvvisa. Sto lì qualche giorno, forse mi fermo di più per motivi miei, cose che non vi interessano. Allora, ripeto, le persone si sentono tirate su varie direzioni. Ragazzi, fate share però dei video, perché se no, cioè non va bene, 93, io vado a casa. Se dobbiamo essere come i mediocri che hanno 93 persone live, io ho un ego molto forte, signori, io ho problemi di insicurezza. Io sono andato anni dallo psicologo. Se possiamo andare a 200 mi fate anche un santo piacere. Ma in Italia cosa succede di sto periodo? È vacanza? La gente non lavora? La gente dov'è? Perché lui è al villaggio vacanza, per esempio? Non andate in vacanza a lavorare. Allora, e quindi anche prima le persone mi dicono, ah no, ma io voglio fare, per esempio, mi dicono i libretti e per poi comprare tutti i tuoi corsi, quindi fare un po' di soldi, c'è questa filosofia qua, cretina, che voi vi dovete togliere, fare un po' di soldi così con i libretti per poi comprare gli altri corsi. No, ma magari faccio anche un po' di network marketing. Adesso mi ha scritto una ragazza, mi sembra, sulla mia pagina, che ha detto, so che stai anche partendo per divertimento con una società di network, io voglio fare anche quello, poi però voglio diventare mentecatta accademica opportunista. Questo vuol dire che vuole cominciare a studiare seriamente, vuole studiare il corso mentecatti, poi magari declinarlo nel corso opportunisti. Ciao Titi, ciao Titi, ciao a tutti presenti peraltro. E ok, quindi vuole magari creare un corso, ragazzi, non è una roba che uno fa in due minuti, ve lo continuo a dire, il corso opportunisti, che voi adesso
che voi adesso state prendendo, chi è già dentro, non è uno scherzo, ragazzi. Produrre un business di informazioni non è un giochino, ok? Alcuni non l'hanno ancora capito, pensano, vabbè, ma io vendo due corsi, non è così, ok? Quindi voi non capite che cosa dovete fare e finite per non fare niente, ok? Quindi andate un po' appresso al network, un po' fate quello, poi quello che succede è la seguente cosa. Voi magari cominciate con un network, state anche andando benino, cominciate ad acquisire, in inglese si chiama momentum, ok, cominciate, poi vedete uno che magari fa, che cosa ne so io, il cashback, che dite, ah, cacchio, quello lì, ma guarda che risultati, guadagna un sacco di soldi, no, mi sa che l'opportunità è meglio dall'altra parte, sminchiate quello che stavate facendo, andate dall'altra parte, poi vedete Big Luca e dite, però Big Luca, guarda che screenshot, cacchio, anch'io voglio fare 100.000 al mese vendendo i corsi, allora che corsi fa, aspetta che compriamo il corso su come fa, impariamo, allora individuo un mercato, per dire, la come curare gli attacchi di panico, lavorate, fate una partnership con uno psicologo, con uno psichiatra, quello che è, cominciate a produrre corsi, poi un altro dice, no, però guardate vendendo le cremine one shot, che bello, 18 euro, fanno vedere lo screenshot di un mese, dite, cacchio, no, però lui un mese ha fatto quello, tutto lordo, allora faccio quello, si possono fare soldi, sì, allora cominciate a vendere le cremine, poi dite, però aspetta, però l'altro fa il consulente, la consulenza, la professionalità dove l'abbiamo lasciata, allora cominciate a dire, no, però aspetta, allora, il cashback, bello, effettivamente, però meglio la consulenza, perché adesso ragazzi, rompo tutto, andiamo a fare la consulenza, tutti zitti, stiamo arrivando, allora ci mettete a fare la consulenza, il primo no di uno che non vuole la vostra consulenza a 200.000 euro, quello che è, dite, no, però aspetta, forse devo ritornare al net, però allora poi forse devo andare a produrre, e finite per non fare niente, ok? Ora, questa cosa qua affligge tutti a qualunque livello, con le lingue, per esempio, voi iniziate a studiare cinese, succede questo, che i primi tre mesi, è la fase honeymoon, luna di miele, quindi siete innamorati del cinese, tutto ciò che è cinese è bello, mangiate cinese, mangiate un cinese a volte così, e eccetera eccetera, andate in giro, parlate con i bambini cinesi, studiate i caratteri cinesi eccetera, poi quando diventa dura, perché comunque è una lingua, a me è capitato di cinese, poi incontrate qualcuno che ha imparato benissimo il giapponese, e dite, no dai, è il giapponese che voglio fare, dai, non l'avevo detto a nessuno, allora voglio fare il giapponese, poi dopodiché io nel mio studio del cinese mi è capitato tantissime volte, mi ero messo a fare addirittura un po' di tedesco, poi il giapponese, poi il cantonese, cioè ma quanto è figo il cantonese di Hong Kong, sì ho capito, ma così non fate niente, ok? Quindi condividete subito quando è là, grande grande, perché qualche messaggio. Quindi, signori, è la costanza, esatto, Andrea, che produce i fatti. Questo è uno dei motivi per cui voi dovete darvi a business, ad attività che sono legali, sostenibili e legittime. Perché altrimenti voi siete costanti, ci sono anche persone costanti e continuano a fare quelle robe lì che poi dopo due mesi chiudono, ok? Invece voi dovete fare cose che può andare di sfiga, ragazzi, cioè non siamo qui, se domani voi fate, prendiamo un'azienda stabile, Amway, la chiudono, vabbè, non è colpa vostra, cioè nel senso... Però capite quello che sto dicendo, nel senso ci vuole, vi dovete focalizzare su una cosa, dovete studiare una cosa. Per chi adesso, per esempio, mi dice, io sto prendendo opportunisti, così faccio un corso, guadagno, poi faccio ciò che mi piace veramente, ragazzi, non sarà così, perché mentre lo state producendo incontrerete tutte le criticità di cui io, ciao Daniela, vi spiego nel corso. E non è facile, è una cosa lunga, produrre contenuti in modo continuativo è difficile, farci sopra il marketing, individuare un mercato, gestire una community, gestire tutti i problemi, non sono soldi facili, signori, cioè voi vedete gli screenshot che anch'io a volte provoco, li metto così, potrò farvi vedere quello di ieri, cioè poi a volte lo faccio, a volte no, nel senso che quali sono i risultati, ma c'è dietro un lavoro, sia nel corso Mentecatti che nell'Academy, questo messaggio viene ripetuto, non è un giochino, quindi quando voi diventate mentecatti opportunisti, dovete tagliare con tutta una serie di comportamenti, basta con quella roba lì che salta, per quello vi dico di togliervi da certi gruppi, perché se voi siete attivi in quei gruppi e le persone cominciano a postarvi opportunità su opportunità su opportunità, cominciate a vedere gli screenshot di altre persone, di quelli che voi pensate siano risultati sostenibili, la gente poi non capisce, cominciate a saltare da una cosa all'altra, e la verità è che nessuno che fa così ha risultati, nessuno, voi, quello che paga è il focus. Ora arriverà un momento nel quale voi avete scalato un business ed è abbastanza automatizzato che ne potete cominciare un altro, ok, io faccio così, poi dopo
avete entrate multiple, ma all'inizio dovete focalizzarvi. Non esiste che se voi siete a zero fate network, però anche un corso, però anche affiliate marketing. Non esiste, perché dovete imparare così tante cose, dovete imparare così tante cose tecniche, così tante cose mentali, il 90% è mentali, paradigmi, modi procedurali. C'è un modo di pensare che voi dovete adottare se fate business online, che è diverso dal modo del multilevel, per esempio, che è diverso dal trading. Pensate alla struttura emozionale di un trader, è diversa dalla struttura emozionale di Big Luca. Magari io non potrei fare il trader, ok? No, non è acquistabile singolarmente il corso sul Kindle. Chi vuole fare il Kindle, faccia il Kindle, non cominci a fare il Kindle, però anche il corso, però anche le cose. Anch'io all'inizio facevo solo il Kindle. Ho capito che voi volete arrivare a fare 300.000 euro al mese, però ragazzi bisogna anche fare degli steps, non è che io subito sono arrivato a certe cifre, ok? Quindi io voglio che vi focalizziate su una cosa, perciò chi è diventato opportunista, tunnel vision, ok? Non esiste nient'altro, non importa quanto sia buona l'opportunità, la storia, gli screenshot, i risultati, i testimoni, ce ne frega niente. Adesso si fanno i videocorsi. Ci si mette lì, avete tutto quello, soprattutto mentecatti più opportunisti, avete tutto quello che dovete fare per produrre, per gestire videocorso e per marketizzarlo, non vi serve altro. Prendete i tool, vi mettete lì, muti, producete i video, quello che è, fate la produzione dei video, vi mettete lì e quello è il business. Un business che vende informazioni a mezzo videocorso, signori, lo dirò fino allo sfinimento, non è un giochino. Ma lui vende aria fritta, non è così, che okay, questo è quello che pensano i profani, che se non toccano una cosa per loro è aria fritta. Per me è aria fritta vendere gli AirPods, ok? Quindi fate quello. Se fate network, io non vi voglio vedere. Io conosco persone che sono passate in un anno saltano su 7-8 aziende di network, un mese, e poi sono tutti pompati, no, il cashback, non si capisce cosa, no? E poi li vendi lì che vendono spregnagrumi, e poi voglio dire anche un po' di coerenza per chi vi guarda, ok? Quindi sceglietevi un, soprattutto nel caso in cui è il pericolo del network marketing e dell'affiliate marketing fatto male, nel senso che se vi affiliate solo a un'azienda e fate solo quello e avete solo quello, vi dovete veramente affiliare a qualcosa di vecchio, sostenibile, che ha già ricevuto attacchi, eccetera, eccetera. Se invece lo fate on the side, lo fate come stream supplementare, ok, se va via, va via. Però comunque non fa piacere. Ma chi parte da zero, per quello io spingo sul fatto che sia importante capire chi ascoltare, di non ascoltarli tutti, perché se voi vi associate a una truffa all'inizio, quello che succede è che voi cominciate a lavorare magari anche duramente, la cosa chiude, voi vi demotivate, dite ma allora cavoli è vero che è una truffa, magari avete anche fatto entrare i vostri amici, allora poi chiude una truffa, e chiude magari per essere una truffa, ok? Quindi poi dobbiamo anche lì distinguere le cose che vengono attaccate perché ci sono un po' persone che fanno gli scemi e quelle che nascono per truffare, cioè ci sono due situazioni, questo lo vorrei chiarire, un giorno farò una puntata solo sul network, cioè se io ti faccio entrare in una cosa che è un'azienda genuina eccetera e poi questa azienda chiude e viene attaccata eccetera, mi piacevi di più quando disprezzavi i tuoi utenti, no ma vi disprezzo, cioè, non ho nessun rispetto. L'altro corso si chiama opportunisti, vedi un po' te, uno si chiama mentecatti, tu sei un mentecatto e un barbone, Antonello. E quindi un'altra cosa che io ti faccio entrare in una cosa che io so che è una truffa. Cioè, so se capiamo. Comunque, a parte questo, quindi è molto importante, soprattutto all'inizio, fare una cosa che sia sostenibile, eccetera. Se voi fate affiliazione e le fate nel modo sbagliato, voi potreste da qui a un anno avere sì guadagnato, ma non avere skills trasferibili. Ciao Alessandro, le persone che fanno certe cose non hanno skills trasferibili, cioè quando gli chiudono la campagna, quando quella roba lì non è più disponibile, non è trasferibile ad altre cose e quindi continuano questo giro qua. Quindi voglio che vi focalizziate su una cosa e una cosa sola. Volete raggiungere i risultati di Big Luca e anche superiori, eccetera, eccetera? Una cosa. Focus. Fate una cosa. Quindi se siete lì che non sapete cosa fare, dovete scegliere. Se volete qui in diretta posso darvi dei consigli, non me ne frega assolutamente niente. Se è, ma una. Anche con i miei corsi va bene prenderli, le persone che li vogliono prendere tutti perché sanno che poi i prezzi salgono, eccetera. Aver lì il materiale va bene.
perché ci sono tanti business piegati, ma poi provate a farne uno, fatene uno, non 2, 3, 5, 16, ok? Allora, sto facendo i libretti, poi anche un po' di network, poi anche l'affiliazione, sto anche cioè, quanta roba state facendo, diventa difficile per me farla, ok? Quindi, signori cari, questa è la realtà. Se voi volete veramente una cosa sostenibile e profittevole, una, la dovete finire, voi la dovete finire di avere quelle idee malsane in testa. Ciao, ciao Alessandro, come stai? Uè, domani parti allora tu, oggi è il 4 di luglio ed è festa, però domani parti allora, domani si parte ragazzi, ci saranno grosse novità e soprattutto voi non dovete per forza stare a vedere quello che faccio io, perché quello che faccio io, cioè voi non avete avuto la mia storia, non avete fatto quello che ho fatto, mi guardate adesso e lo imito adesso, sì, però vi dovreste succare anche i 4 anni che sono venuti prima, cioè, lo dico, ripeto, la mia situazione, lasciate, è come se voi adesso andate e dite, beh, siccome Dan Kennedy fa una cosa, sì, un attimo, è quello, 50 anni che è nell'ambiente, quindi all'inizio consigli di prendere una strada e basta. Però mano a mano che si diventa più esperti ci si può ampliare su più progetti. Esatto, all'inizio non c'è la diversificazione, ragazzi. Cosa diversificate che avete zero? Non potete avere un portfolio diversificato. All'inizio c'è il focus, all'inizio si fa una cosa. Per quello è così importante scegliere quella giusta. Su Radio 105 parlavano di te che sei semplicemente un truffatore. Claudio, ma ti pagano per dire delle cose del genere? Cioè, tu sai vero che io adesso ti potrei denunciare, Claudio? Non si possono scrivere queste cose, ragazzi. Lasciate perdere. Oggi si parte fisicamente per Barcellona, settimana prossima si parte in tutti i sensi. Ah, vai a Barcellona in vacanza? Grande. Ciao Big, da un po' di tempo che mi sono appassionato a questo mondo, vorrei chiederti un parere personale se un corso di laurea specialista che vorrei fare, ovvero il corso della Bicocca sul digital marketing e mercati globali. No, ti consiglio di non farlo. Ragazzi, non voglio parlare male delle università, non me ne frega niente, però il business ed il marketing, la conoscenza massima non è contenuta nelle università, è semplicemente la realtà. Adesso, le università sono delle aziende che provano a fare soldi. Adesso il digital marketing sta andando di moda perché sembra una roba, in qualche modo è anche una novità, e quindi ti vendono la laurea sul digital marketing, però che le persone che vengono a insegnare sono persone che ne sappiano, e oltretutto laurea in digital marketing in Italia, io non te lo consiglio, però fai quello che vuoi, potresti sempre farlo, vai lì a curiosare, perché di solito sono informazioni teoriche non applicabili, cioè magari sono anche vere, cioè quando io sento parlare, l'altro giorno guardavo per esempio un video di Kotler è un accademico, interessante, vero? Io dopo un'ora ho detto, ok, e quindi? Non so se è chiaro. Cioè, vero, non sto dicendo che sia falso quello che ha detto, anche se penso che alcune cose lo sia. Ma e quindi? E quindi niente, non sono applicabili. Quanti ebook consigli di pubblicare su Kindle per arrivare a 6.000 al mese? A quanto prezzarli? A quanto prezzarli? Il prezzo è sempre lo stesso, 2,99. Per i bundles è un discorso diverso, comunque prendi il corso. 6.000 lo puoi fare tranquillamente con 20-30 libri, se fai le cose nel modo giusto. Invece ho sentito che su Radio Company parlavano bene di Big Luca e che tra poco lo intervisterà Forbes. Grande Amos, diciamole! Ma sì, tutto quello che è! Sì, ragazzi, esatto, non... Payment receive. Ah, fatto del grano 2 minuti fa. Ma perché non mi escono le notifiche? Scusa. Beh, le uniche notifiche sul cellulare deve venire fuori il plin plin. Oh. Vediamo qui se hanno preso il porta. Mette catti. Ok. Allora. Ciao B, cosa ne pensi di un business sulle rinnovabili e come iniziare? Rinnovabili, non lo so. Ti ringrazio, molto gentilissimo, effettivamente è meglio imparare da chi ha esperienza vera reale sul campo e non solo nozioni teoriche. Sì Massimiliano, con questo ripeto, io non è mia intenzione parlare né male né nulla, è proprio un disco, cioè ragazzi la conoscenza massima non è contenuta nelle università per il business e il marketing, poi il resto io non lo so e non mi aspetto. Se tocchi Kotler agli accademici ti sbranano, una volta ci ho provato e non se ne usciva, dipende. Magari con te, ma io secondo me riesco a sbanare. No, ma è vero, ma scommetto di sì. Lo capisci che è accademico e va bene, ripeto, non, però gli accademici non sono pratici. Cioè gli accademici ti fanno la pappardella, poi tu gli dici, ok, quindi tu quanto guadagni? Oppure gli dici, ok, il mio business è quello, quindi come facciamo a fare più soldi?
bisognerebbe vedere, no, perché sa, e comincia a darti la papa, tu gli dici, ok, ma quindi cosa facciamo? Cosa facciamo? Questa è una domanda che per esempio i teorici spaventa. Io faccio affiliazione solo con un'azienda, sono quasi 2 anni, ma è tosta. Allora Milena, e affiliazioni, perché non sto dicendo che tu sia stupida, però alcuni lo confondono con il network. Ecco, network marketing e affiliazioni non sono due cose uguali, potrebbero, vabbè, non lo sono, lasciate perdere, perché se no andiamo sul complicato. Sei vulnerabile, Milena, perché se tu fai affiliazioni, mettiamo che tu guadagni $30,000 al mese con una sola azienda, se quell'azienda lì casca, oppure quell'azienda lì decide, perché è abbastanza grossa per farlo, che non ti vuole più come affiliata perché magari hai utilizzato dei metodi di promozione che tu non sapevi fossero proibiti, è un problema. Se invece, per esempio, so, io faccio, facciamo numeri semplici così, io faccio 100K al mese con il resto, domani mi affilio a Jeunesse, che cacchio ne so, e faccio 20K al mese. Se Jeunesse non gli va più bene, ho perso 20K al mese, tornerò a 100. Te la faccio con numeri semplici. Se no è un problema. Un business di affiliazione, ricorda, è in realtà tu fai più che essere prodotto centrico, è nicchio centrico, cioè basato su una nicchia che ha tanti prodotti. Così se un'azienda va via, tu puoi ripromuovere alla stessa nicchia di persone che sono lì a aspettare che tu promuova prodotti di altre persone. Cioè se tu costruisci un pubblico e hai un sistema di acquisizione clienti interessati a tutti quei prodotti sulla crescita personale, se domani non puoi più vendere i prodotti di Tony Robbins, venderai quelli di Bob Proctor. Però è comunque un mercato, non so se è chiaro. Invece se tu costruisci un pubblico su ricevi i prodotti di Tony Robbins, se Tony Robbins non c'è più è un problema, perché quelli dicono, senti, io non volevo Bob Proctor, volevo Tony Robbins. Ok. Massimiliano, mio marito 4 anni fa ha fatto un master della Bicocca, nella slide di un corso si è trovato il seguente argomento: UMTS avrà futuro, lascia sta. Sì. A Malta le royalty su Kindle sono al 30% e non al 70%, si può avviare a questa cosa? No, a Malta è la stessa cosa, solo che tu le stai vendendo i libri a 0,99. Se tu vendi a 0,99 le royalty sono il 30 e non il 70. Quindi altre domande? Quindi ragazzi, una sola cosa, se volete, perché all'inizio ragazzi la verità è questa, che voi non potete essere esperti su tutto, per quello che le persone che parlano di cose che non sanno mi fanno venire nervoso, perché in realtà nessuno può essere esperto di tutto. Io sono esperto di marketing online, cioè, e quello che include, poi certo. Ciao Luca, ripeti sempre che bisogna isolarsi, soprattutto all'inizio. Noto però che chi è arrivato in alto, parlo del network, hanno iniziato facendo gruppo. Che ne pensi? Allora, Anna, questo è quello che io continuo a dire, è che in realtà moltissime persone in Italia, sentivo proprio adesso un'intervista di una persona che lui in realtà non sa neanche lui che cosa sia. Allora ragazzi, network marketing vuol dire fare marketing nel proprio network. Questa è una cosa che gli italiani non sanno, perché noi la viviamo in inglese, quindi sul teorico. Cioè, network, ma multi-level, multi-level e network, per esempio, non sono sinonimi, ma si capisce questa cosa, perché fare marketing nel proprio network, il proprio network di conoscenze, chi è? Genitori e amici. Da lì il mito e la verità che uno fa la lista parenti e conoscenti, perché fa marketing di quel prodotto nel proprio network, ok? Ma non è, se tu ci pensi, sinonimo di multilivello, perché io non posso fare network marketing di questo senza che sia multilivello, certo che sì. Se io ti vendo i miei... perché scusami, io Big Luca non vende tramite il network marketing? Certamente che sì. Scusate, io ho creato un mio network, adesso voi siete tutti i miei... se voi foste i miei amici nella vita reale, questo più si chiama influence marketing, però cercate di capirci, non siamo tecnici, andiamo un attimo oltre. E io sto vendendo, ma non è un multilivello. Network vuol dire quello. Quindi questa è la prima considerazione, che già se la capite, no? Quindi non è una cosa, è una procedura. E le persone che hanno iniziato con quello che tu in realtà ti definisci come marketing multilivello, ok, hanno iniziato nel proprio network perché non c'era il computer con il quale tu puoi trascendere il tuo network e andare sulla massa. Cioè voi non eravate prima, facciamo conto che noi adesso siamo amici, in realtà non lo siamo perché mi state ampiamente sulle palle, ma tipo ci siamo capiti, siete il mio pubblico, i miei clienti, i miei studenti virtuali eccetera, ma se noi fossimo amici, ok, siamo tutti amici, io ho creato un network però online, e questo prima non era possibile.
In realtà è chiaro, allora quando io parlo di isolamento mentale dalle cavolate che dice la gente, poi in qualche modo bisogna interagire, certo, cioè c'è sempre una vendita, questa è una cosa che per esempio le persone non capiscono dell'online, ma io voglio fare soldi online ma non voglio vendere, non voglio fare, no, qualcuno deve cliccare sulle tue offerte e comprarle, questo sicuramente. Prima di ogni cosa bisogna riprogrammare l'inconscio, altrimenti si rimane programmati per la miseria, il solito lavoro, le solite circostanze, come accelerare la riprogrammazione. Sì, sono d'accordo. Qualche giorno fa ha accennato un discorso di affiliazione con la Mondadori. Ti andrebbe di dirci qualcosa in più? Niente, la Mondadori mi sembra che abbia un programma di affiliazione dove voi potete vendere i libri per una percentuale. Non vi consiglio assolutamente di vendere libri, è semplicemente un esempio il mio, ok? Quindi, però per dire, non andate in Italia. Qual è il problema dei siti di affiliazione? Che sono un mucchio incestuoso e orgiastico, scusate, di cose che non vanno bene. Quindi, e tutti vanno lì, è come un bagno nel quale tutti fanno i propri bisognini, diventa veramente sporco e puzzolente, mentre invece voi camminate e ve ne trovate un altro. Perciò un network che include, chiaramente attrae tutta una serie di persone, cioè vanno tutti lì, dicono, no, Geronimo, e vanno lì, ok, Adriana, e tentano to loot the place, che vuol dire di rapinare il posto, tipo la corsa all'oro. Quindi ci sono delle piattaforme che dicono, qua offriamo tutti i programmi in affiliazione. Affiliazione adesso è un programma, ecco da dove viene la testa indietro, perché è affiliazione, e loro dicono affiliate, minchia, okay, ho capito ragazzi, io non c'ero neanche arrivato, è una cosa talmente tanto ignorante che Big Luca non ci è arrivato, ripetiamo, si chiama affiliate. Comunque, però ho capito almeno dal, certo, perché Roma Caput Mundi ragazzi, vedrete che torneremo più forti di prima. Va bene, allora, e cos'è che stavamo dicendo? Quindi trovarsi invece in modo sfizioso, seguendo la procedura del corso online marketing per mentecatti, che è ottimo ovviamente, e trovarsi invece delle aziende che sono aziende che danno l'affiliazione, ma queste aziende non sono riportate nei siti aggregativi broker di affiliazione, non so se è chiaro. Big, stai diventando una diretta sul network, sì vabbè, è vero. Ciao Big, io mi sto rendendo conto attraverso i tuoi racconti di avere forti analogie con gli errori che hai fatto nel business. Guarda, io posso anche scrivere dei miei errori che ho fatto, perché in realtà si impara molto dagli errori. Una delle cose belle del comprare i corsi, del fare la mentorship, è che voi vi avvantaggiate e imparate dagli errori di altri e non perdete soldi e tempo. Ecco, sporcato di noi, devo fare una laundry. Allora, ti chiedo solo un consiglio veloce per la mia scuola che fa corsi offline, giapponese, cinese, coreano, inglese, eccetera. Un canale YouTube, ma per il corso di giapponese online che sto progettando, ho pensato di fare un canale YouTube completamente dedicato alla sua vendita, proprio come te è apparso nel corso in Mentecatti e nei tuoi live. Ok, poi si è troncato il messaggio. E allora Luca, il discorso è questo. Diventa impegnativo. Perciò tu ti accorgerai, io terrei la linea del giapponese, quindi io farei gestire la scuola a un'altra persona. Vedi poi come si evolvono le cose, perché tu ti potresti trovare in ben poco tempo ad avere il business. Per dire, se la tua scuola ti fa 10k al mese fisici, quindi con tutti i problemi che ne derivano, quando arrivi a 15, 20, 30k al mese online, c'hai plin plin, la vita diventa un po' diversa. Ok? Non sto dicendo che quindi prendi il corso ed è così. È una potenzialità, però ti dico che insegnare agli italiani il giapponese, secondo me poi il tuo può essere un i-ticket proprio per la difficoltà della lingua, okay? Anche perché ci sono, obiettivamente ci sono poi delle dispense nel giapponese, mi hanno detto ci sono no, tutti i vari registri linguistici, mi raccomando insegna quello usato veramente, no, mi hanno detto che nell'università ti insegnano quello formale, ma che poi non parlano in modo formale i giapponesi, non è vero, perché poi tra di loro parlano normalmente, cioè la formalità è la prima, seconda frase e cambia già il registro, mi hanno detto, poi io non parlo giapponese, però ok. E vedi un attimo, faccio sicuramente una cosa dedicata al giapponese, che quello è profilato per vendere il corso, esatto, un canale di vendita come spiegato Mentecatti. Pensi che sono sulla buona strada? Fabio, dipende, continua a studiare, applicare e accorgersi del fatto che stai sbagliando, va bene, correggere ancora meglio. Sei veramente chiaro e sintetico, grazie, sono anche un bell'uomo. Big Bondi, torno a stressarti per il live sul mindset alla Proctor. Ok, va bene. Impara le lingue muovendo la testa nel modo giusto da lanciare. Faremo anche la canzone. Come hai imparato il cinese, Luca? Qualche tip? Ascoltandolo 18-24 ore al giorno, anche mentre dormivo, anche mentre facevo le mie cose intime con la mia ragazza, anche mentre ero in bagno, anche mentre studiavo, anche mentre facevo palestra, anche mentre tutto, e intanto studiavo i caratteri.
Come consigli di comportarti sui social se fai network? Allora Alessio, ma tu mi provochi Alessio, secondo me parliamo della stessa carca miseria, lei è un furbetto il nostro lei, porcellino. Allora, avete visto il recente accadimento, parliamone, della blogger che io stimo, adoro e amo, Selvaggia Lucarelli, quindi se stai guardando inchiniamoci, tutti amici, perfetto. E cosa è successo? Nel caso non lo sappiate, in case you don't know, quello che è successo è che ieri Selvaggia Lucarelli, la nostra amica, compagna, ha sempre ragione, Selvaggia Lucarelli, santa, e ha in qualche modo esposto e scritto e fatto vedere certi buffoni, perché ha ragione nel caso, vabbè, lei poi magari l'ha messa giù un po' dura, è anche giusto, però che fanno una nota azienda, io non nomino mai né le aziende quando parlo, diciamo, male, né le persone, perché non siamo qui a fare quello, non è l'asilo Mariuccio, noi dobbiamo capire cosa non fare per non farlo, non perché ci sta sulle palle questo o quell'azienda, non è quella. Però c'è un'azienda che vende, diciamo, prodotti shakes, succhi di frutta, queste cose qua, prodotti, diciamo, per le diete, che non so se istruisca i propri networkers, i propri affiliati, chiamiamoli così, a fare queste cose, però c'è una tendenza un po' al mentire, allo spingere su cose che non sono vere, a mettere delle foto magari taroccate, a spingere molto sullo stile di vita. Ed è quello che poi ho scritto l'altro giorno, ragazzi, se voi non avete uno stile di vita da ricchi, non dite che siete diventati ricchi adesso e non avete più problemi economici grazie a azienda X, se non è vero, perché poi è chiaro che siete attaccabili, non solo, questi di questa azienda, e questo ve lo confermo, qua a Dubai li odiano, non li possono vedere, perché? Perché quando questa azienda di network famosa ha aperto, anche... Sì, cioè, mi sembra sia un'azienda storica anche, quindi non c'è niente di aperto a Dubai, hanno spammato completamente, io sono l'unico che non ha ricevuto i messaggi, ma da mia amica, la bionda di Dubai, eccetera eccetera, tutti gli altri oggi nel gruppo ne stavano parlando, ma io non sono iscritto, nel senso che vedo i post ma non sono attivo nel gruppo, cioè, però, e hanno postato l'articolo di Selvaggia Lucarelli, per quello mi sono soffermato a leggere, dicevano, e sì, hanno spammato anche qui, si sono fatti odiare questi di questa azienda qua, quindi continuavano a spammare, a mandare messaggi, a nuova opportunità, diventa ricco, dimagrisci 20 kg subito. Quello, quindi, per concludere, sui social bisogna in realtà rappresentare la realtà, cioè sui social non bisogna, perché molte persone hanno questa idea un po' stupida che se tu menti sui social va bene, ma non va bene. Per quello dico, quindi sui social un profilo normale, piantatela di usare il vostro profilo personale per ingolosire, cioè questa cosa volete ingolosire? Ingolosite semplicemente, ragazzi, la verità è questa, se voi fate finta di essere ricchi su un social, chi ha bocca è solo un pirla più pirla di voi. Perciò dopo un po' avete una struttura, che di cui l'ultimo della struttura è il beota che ha creduto al beota, che ha creduto al beota, ed è un'intera struttura basata sul nulla. Lo sapete anche voi, quindi è inutile che stiamo qui a dirci fesserie. Il profilo personale io per esempio non lo userei per fare network. Se avete lo stile di vita metterei delle foto, cioè se voi guidate una Ferrari e la Ferrari è vostra, anche lì non è giù, cioè, come a me che mi dico, ah, ma tu fai vedere, ragazzi, se vado alle Mauritius e sono nella suite, non è che ci possiamo inventare che non è vero, cioè io adesso faccio un live al giorno alla mia casa, è così, nel senso, cioè, però fine. Complimenti per il corso opportunisti, stupendo, mi sto mettendo al lavoro. Grande Martina, ti è piaciuto? Quindi la lezione andava bene, quella che ho sostituito. Ha senso collegare il conto bancario a PayPal? Sì. Ci sono stata dentro e sono scappata. Ah, pensa che non avrebbe bisogno di tutto questo. Sì. Se c'è proprio uno script di comportamento sui social che le aziende dette ai propri affiliati, lo stesso ha smesso di promuovere questa azienda proprio per quel motivo. No, sono... Guardate, sono cose da non fare veramente, e poi si fanno delle figure, perché poi dopo un po' uno entra in una spirale, ed è per questo che vi dico di non entrare in certi gruppi Facebook e in certe comunità. Vedete che rimango congruente a ogni video, ragazzi, è così, perché dopo un po' tu pensi che si faccia così,
Cioè, tu dici, è così che si fa? No, è così che lo fa la maggior parte della gente. Vorrei ricordare che la maggior parte delle persone non hanno non ha successo. Dici, ma la maggior parte lo fa? Sì, ma la maggior parte sbaglia. Quindi bisogna veramente stare attenti, signori. Sul profilo non mettete, io sul profilo personale, sì, a volte condivido, tipo se esce il corso lo metto, perché comunque c'è gente che mi segue anche sul profilo personale. Ma il mio profilo personale è un profilo normalissimo, se voi lo guardate, e non che io faccia network marketing o cose del genere. E un'altra cosa appunto è capire cos'è. Faremo un'altra diretta sul network, che in realtà non è un business a sé, cioè molte persone non capiscono. Anche sulle, la classica è il business delle affiliazioni, ma non esiste il business delle affiliazioni, no? Le persone pensano che le affiliazioni siano un business a sé, ma non è così. Le affiliazioni è vendere il prodotto o servizio di qualcun altro, ma il business è quel prodotto o servizio, non è il modo. Non so se è chiaro. La maggior parte lo fa, infatti, la maggior parte è morta di fame. Esatto, ragazzi, la maggior parte dovete veramente, anche di quelli che voi pensate, la maggior parte dei Big Luca, ok, chiamiamoli così, gente che prova a imitare, è morta di fame. Cioè, poi le cose escono fuori. Per quello che poi uno, ma io, chi sospetta, cioè, ma Big Luca magari mente, ora va bene, nel mio caso è un po' difficile, però lo capisco in realtà, non ce l'ho con loro, perché è normale. Tutto con la lezione, mi sono resa conto di un sacco di stupidaggini che ho fatto in un lancio di un videocorso. Grande Martina, questa è la prima cosa. Che broker usi? Non uso broker. Ottimo. Questa è un'altra cosa. Il corso opportunisti fermerà alcuni di voi dal farvi male. E va bene così. C'è gente che dopo il corso opportunisti si renderà conto che per adesso, quantomeno, quei videocorsi si ferma e ciò che stavate pensando di fare non è fattibile. Ottimo, perfetto. Sono contento. Se con 1000 euro riesco a fermarvi dal fare un disastro che ve ne fa spendere 10.000 o 20.000, magari non in due giorni, che poi uno non si accorge, io sono contento. Quindi ripetiamolo, non è che tutto vada bene per i videocorsi, non è vero che si possono produrre videocorsi su tutto, queste sono cavolate già, ma tutti hanno un qualcosa in loro da offrire al mercato. Non è vero, ragazzi. Perché secondo te quasi tutti i network inculcano questo tipo di comportamento, stile strafatto di cocaina? Stefano, ti rispondo volentieri, perché non sono esperti di marketing, quindi loro hanno una paura. Allora, qualunque business, se non arrivano clienti nuovi, si ferma, va bene? Qualunque business, non ce n'è, qualunque business si ferma. Le persone hanno un disperato bisogno di soldi, quindi che il business non si fermi, e hanno paura che il business si fermi. Quindi usano dei metodi assolutamente disperati per attrarre nuovi clienti e per vendergli. Ok? È così, è per quello. Chi fa network marketing, anche i vertici, cioè per esempio, cioè Mark Zuckerberg non è un esperto di marketing, per esempio, neanche chi inventa, che ha inventato Amway o Herbalife. Cioè voi la dovete, loro sono imprenditori che devono distribuire degli shake sul mercato. Poi ve lo fanno fare a voi, vi dicono che è il multilivello, ma è un altro discorso, ok? Quindi non sono esperti di marketing, sono geni, miliardari, visionari. Ripeto, facciamogli tutti i complimenti, salamelecchi vari, però è così. Quindi non lo sanno e assumono persone che non lo sanno, e quindi le persone non lo sanno e non sanno come si reclutano le persone. Pensano che bisogna farli ballare sulle sedie e fare spam. Io ancora oggi ho ricevuto, ragazzi. Allora, per esempio, adesso non voglio, non voglio fare il nome. Allora, ragazzi, se voi non mi potete aggiungere alla vostra email list se io non ci sono entrato volutamente, cioè vi rendete conto? È arrivata una, adesso so anche chi sono, non voglio, perché poi ripeto, non è mia intenzione, non me ne frega niente, però non potete farlo, ragazzi. Cioè poi la mia email nella vostra email list e voi che mi vendete dai, basta. La mia azienda si è appena fermata, shock, ho deciso di provare. Che azienda è? Dove hai messo la giacca di tuo nonno? La giacca mia è in camera la giacca di mio nonno. Mi sono ripromesso di non fare mai più network fino a che non troverò qualcuno con una mappa reale per fare business online senza spammare. Se vuoi contattami, perché la mappa io ce l'ho. Quindi. No, lo spam no, ma oltretutto no, tu devi proporre, ma poi solo chi è interessato e acconsente a essere ricontattato può essere ricontattato. Cioè questo, ragazzi, ma è la base, vi insegnano, ma questo è illegale, cioè voi dovete denunciarle. Però sono d'accordo sullo stile di vita: se non sei ricco e cerchi di far vedere il contrario sarai ridicolo e perderai di credibilità, ma se davvero hai avuto risultati ciò che hai fatto, tipo davvero
Hai perso peso, ma certo, ma io dico non millantate, ok? Non inventatevi, ragazzi, anche perché adesso vi dirò una cosa, questo aiuterà molte persone. Non è vero che le persone comprano sui risultati e non devo certo fare l'esempio di certe persone a cui avete sicuramente comprato i loro corsi, siete stati praticamente quasi truffati perché non avevano risultati ma li avete comprati lo stesso. Io ripeto, molti adesso, siccome è arrivato Big Luca, che è Big Luca, però ha dei risultati che sono comprovati, ragazzi. Uno può dire che io faccio il Photoshop eccetera eccetera, però ci sono i video live, le cose, cioè, ragazzi, sapete anche voi che è così. Ora, se voi volete l'angolo del io sono ricco, fai come me, lo potete fare se siete ricchi, ma a molti non piace, perciò voi dite: guardi, io non guadagno tanto, ma per esempio diventate degli spiegatori e professionali dell'opportunità. Cioè, guarda, io non guadagno tanto, però intervistate le persone, intervistate i vari vertici. Cioè, potete, ci sono tanti modi per vendere, per offrire valore, non per forza io sono già arrivato. Se siete sovrappeso eccetera eccetera, potete vendere prodotti dimagranti? Secondo me sì, con il giusto modo. Se siete persone che non hanno ancora fatto i milioni, potete vendere delle cose su come si fanno i soldi, su un'opportunità di business? Ma assolutamente sì. C'è per esempio un video di Jim Rohn, di un training che ha fatto in Asia, ed è molto bello, racconta la storia di Lydia Colon, che era cominciato con Herbalife e come ha cominciato senza risultati e senza soldi. Quindi ci sono tantissimi modi. Non attaccatevi a guarda la mia Ferrari se non avete la Ferrari, ok? Cioè, io vi consiglio così, poi se no è difficile. Network è un business con altissimo potenziale se fatto in modo serio e smart, facendo leverage sul fatto che oggi raggiungere milioni di leads interessanti e i prodotti che si propone a portata di click. Una volta che si ha un processo di acquisizione cliente online, si è potenzialmente milionari. Esatto, le persone che per esempio vendono, ancora l'altro giorno parlavo con un'altra, vendono le cremine, cioè, ma cosa c'è di male nel vendere le cremine? Ragazzi, voi vi dovete convincere che il problema non è nelle cremine, il problema è nel vendere one shot una volta e fare pochi soldi. Ma se voi invece, siccome tanto le creme le state vendendo, vendete quelle di un sistema multilivello, potete costruire una rete che vende tutte queste cose qua. Chi vi chiede cosa state facendo, lo fate entrare nel vostro network e gli date il materiale gratuito, il materiale già fatto per acquisire persone su internet. Qual è il problema di molte aziende? Che molte aziende sono politiche, signori. Ci sono gli alti vertici di quello che è diventato il top 30 anni fa o 20 anni fa, che adesso gli stanno ad alcune aziende, scusate sul culo, i ragazzini che arrivano, arriva Big Luca in un anno, fa una qualifica che lui ci ha messo 20 anni, tentano di frenarti. È così, perché la realtà è che tu non puoi starmi dietro se tu fai le presentazioni a voce una volta alla settimana ed io ho un sistema che lavora giorno e notte in 200 paesi. Ti rendi conto? Non ci può essere gara. È chiaro che io arrivo più in alto. Cioè, è normale, e quindi è per quello. Se posso scegliere come target tre principali, chissà già chi è meglio. Nel mio campo l'insegnamento della sartoria, la concorrenza è molto variegata, scuole, istituti, accademie. Devi provare i target. Ciao Big, tanta stima, ti seguo da poco ma non mi perdo una live, che sia in diretta o in differita. Ho intenzione di applicare le tue strategie breve, ti farò sapere come andrà. L'idea di diventare mentecato tramite accademia. Bravo. Quindi, dal tuo punto di vista, un Herbalife potrebbe dare tot volte di più, lavorasse con criterio. Allora, si stanno aprendo le aziende. Ma è normale, ragazzi, non possono non aprirsi, perché se no vanno fuori dal mercato, diventano come Blockbuster. Cioè, non potete dire non promuovete online. Alcune aziende hanno paura, però, giustamente, dei cretini come questi qua di questa azienda qui, no? Cioè, che si mettono a spammare, perché poi è il nome dell'azienda che viene infangato, non è il nome dei singoli affiliati. Cioè, se io adesso mi comporto male, promuovo Amway, continuo a dire dentro, la gente sta in testa Amway, che poi io mi chiamo Big Luca, alla gente non si ricorda molto, la gente si ricorda del nome dell'azienda, quindi molte aziende dicono stop, stiamo attenti, perché qual è il problema? E su questo le aziende hanno ragione, adesso le difendo le aziende. Se tu puoi sbagliare facendo spam di persona, sbagli di poco. Tu capisci che se io adesso, con il budget che ho, adesso apro Facebook, metto 1000 euro al giorno in Italia e scasso il nome di un'azienda, è tanta gente che mi vede. Guarda adesso in quanto tanta gente nella nostra nicchia conosce Big Luca. E se io l'avessi fatto per un'azienda facendo una cosa sbagliata, sapevate quante... Io adesso ho raggiunto
con i miei ads, le impressioni, siamo a 2 milioni, cioè sono 2 milioni di persone che vedevano una roba sbagliata. Ora vabbè, no, le impressioni non sono 2 milioni di persone, sono anche le stesse persone che... Però ci siamo capiti, sono tante, ok? Non so se siano addirittura di più. In un account solo sono più di 1 milione. Per dire, ok, non sono 1 milione di persone, sono impressioni, quindi è anche la persona che rivede la stessa cosa. Però sono centinaia di migliaia di persone, 250.000 persone raggiunte con quell'account, forse di più. Non mi ricordo, sto sparando, però capite, no? Qual è la differenza nei contenuti tra il conto Mentecatti e Opportunisti? Sono corsi completamente diversi. Il corso per Mentecatti spiega che cos'è e come si fa un piano di online marketing strategico orientato alla monetizzazione che sia sostenibile. Poi tu lo puoi declinare in vari settori. Cioè il piano di marketing che tu fai può vendere videocorsi. Il corso per Opportunisti insegna come impostare e gestire e scalare un business di videocorsi. Quindi sono due cose diverse. L'online marketing per Mentecatti insegna il come, Opportunisti e il cosa. Io faccio network da un anno e sono molto contento di farlo, sto avendo dei risultati senza spam, la perseveranza vince, sì. Mi puoi consigliare qualcosa per migliorare le abitudini giornaliere, per porre la base per avere successo? Isolati, non ascoltare le persone povere se stai cercando di diventare ricco e soprattutto esci dalla tua zona di comfort e fai qualcosa di nuovo ogni giorno. E devi arrivare a contatto con persone di successo. Perché le persone di successo, cioè pensiamo in modo completamente diverso da quelli di insuccesso. Quindi se tu dici io voglio fare business online, se passi da Dubai dici cavoli dai Big Luca ti offro un caffè, parli a per dire che è quello che faccio anch'io. Ehi, mi raccomando, iscriviti al canale per attingere a tutte le informazioni più aggiornate ed efficaci su marketing, business e profitto. Ciao Big Luca, volevo farti questa domanda. Nel caso di un videocorso minimo 1000 euro che deve essere pagato con PayPal, quindi potenzialmente anche solo carta di credito, può essere una buona idea far pagare prima rata subito, seconda rata secondo mese, il corso dura un mese? Abbiamo incontrato alcune difficoltà nel ricevere. Allora Federico, 1000 euro li pagano, 1000 euro non ci sono limiti, 1000 euro è un prezzo che va bene. Se vuoi star sicuro orientati sui 6-700. Ma 1000 sono a livello di limite è sicuro uguale, nessuno ha un limite inferiore a 1000. Se ce l'hanno non sono clienti in target, poi anche lì dovete abituarvi a questo, nel senso che poi quando vi mettete a posto, cioè se io adesso venderò la Big Luca Academy in italiano e sarà una cosa da 10.000 euro, se uno non ha 10.000 euro sono affari suoi, nel senso, cioè se voi volete il lifetime di Tony Robbins, cioè, se non ce li hai non ce li hai, nel senso, quindi accettare anche questo, cioè non sono tutti i tuoi clienti. Cioè, chi non ha i soldi per i miei corsi non è un mio cliente potenziale, può guardare i miei live gratuiti dove, ripeto, do un'ora e mezza di contenuto di valore al giorno e quando avrai i soldi prenderai i miei corsi. Per le rate occhio, perché io non mi trovo bene. Allora, il mensile è assolutamente bocciato nella maggior parte dei casi. Il dilazionato lo insegno peraltro nel corso, perché questi sono tutti i vari problemi. Può andare testa. Cioè io della Big Luca Academy, di quelli che hanno il dilazionato con 4 pagamenti da $600, forse ha concluso di pagare uno. Mi sta un po' sulle palle. Concordo, visto con i miei occhi, tu sappia, Amway è pro online o contro? Non mi sembra molto pro. La verità è che tutti spammano. No, la verità è che tu non sai che cos'è lo spam. Perché molti pensano che spammare vuol dire persone che... raggiungono tante persone, quindi mi dicono con i miei video, per esempio interazione, tu stai spammando, ma non è spam ragazzi, spam sono video non richiesti, mentre invece in realtà voi li avete richiesti perché avete messo likes su certe pagine che io sto targetizzando, quindi in un modo l'avete richiesto. Spam è io ti mando un'email e ti mando una serie di mail che tu non hai richiesto, è un altro discorso. Quindi sì, è molto severo ed è un problema, cioè è molto severo ragazzi, perché qua ci dobbiamo anche svegliare, sarà anche molto severo, però poi i top earner stanno nascendo online, cioè, sai quanta gente ho di quel network lì nel corso Mentecatti, quindi comincio con Mentecatti o con l'altro corso? Mentecatti è la base, cominciate con Mentecatti. Hai qualche consiglio per sviluppare un brand, cioè far conoscere un marchio di Facebook? Armando, è sbagliato. Non devi far conoscere un brand, tu devi monetizzare un brand, che è un altro discorso. Questo è come io sono proprio in lotta, è un concetto che non stanno capendo, ma gente in gamba
Ah, io voglio più seguito sulla mia pagina. No, tu vuoi più clienti, che è un altro discorso, ragazzi. Guardate il mio seguito versus quanti soldi faccio. Prendiamo solo il mercato italiano, la gente non capisce quello che sto, anche per quello che sono in, no? Perché, ma com'è possibile? È per quello, cioè io non voglio più seguito sulla mia pagina, io voglio più gente che compra, un altro discorso. Quindi far conoscere un brand, cosa serve? Per una nicchia tipo yacht, quindi super high ticket, consiglio di legarsi ad un solo cantiere produttore o magari meglio se due o tre, in modo da poter offrire una scelta maggiore al cliente? Bella domanda che mi fa. In quel caso ti puoi posizionare come l'esperto, il migliore venditore che vende yacht, al che ti cercano le aziende e si fanno guerra tra di loro per darti la commissione più alta e tu scegli quella che ti paga meglio. Ciao Luca, io vorrei creare un videocorso di italiano per la Slovacchia, quindi mercato estero, sono madrelingua slovacca, i tuoi insegnamenti si applicano anche lì? Certo, sì, certo. Allora ripeto, gli insegnamenti di marketing si applicano per dove ci sia un market, vuol dire mercato, cioè quindi se voi fate online marketing per mentecatti e poi voi lavorate nel mercato russo si applica idem con patate, semplicemente dovete parlare in russo, vabbè, ok, e dovete stare attenti se ci sono delle leggi, quelle non le posso sapere, e magari specifiche, però certo, c'è, cioè il marketing è uguale, ragazzi, non esiste il marketing all'italiana o il marketing alla russa, esiste il marketing inventato in America ed è papale uguale in Italia, cioè non è vero che è diverso, non è vero che non funziona, non è vero che gli italiani sono più scettici, sono tutte idiozie che ci hanno dato gli italiani, anzi lasciamo perdere, no, cioè funziona tutto sempre da tutte le parti. Hockbig, tra 10 giorni sono in HBM, fare fatto, perfetto. Ciao Luca, molto gentile. Big, ma per sapere di più sul tuo network devo chiederti info in privato. Sì. Big, sei il numero uno del tuo campo e assodato. Qual è il tuo messaggio o l'impronta che desideri lasciare in questo mondo al di là della libertà finanziaria e dei soldi, che sono pur sempre un mezzo? Grazie in anticipo per quanto vorrai condividere. Io nel mondo voglio lasciare il concetto che bisogna acquisire informazioni, fare cose che anche se non sono belle da sentire, non sono politically correct, sono vere ed efficaci. Io sono per l'efficacia, quindi per il miglioramento della vita delle persone in vari campi, in questo caso il campo economico, con efficacia, quindi piantatela col populismo, svegliatevi, vuoi svegliare la gente, io lo faccio adesso nel marketing, quindi nei soldi, che sono una componente molto importante. Avevo visto un video di Bob Proctor dove parlava dei multiple sources of income. Tu hai iniziato così o targetizzato solo un preciso tipo di contenuto in diverse lingue oppure entrambi? Io ho iniziato facendo una cosa focalizzata ma che mi dava fonti di rendita multipla, perché pubblicavo i libri su Amazon. Quindi quando tu hai 40 libri, non miei, libri scritti da un mio pen name, cioè con nickname, hai 40 libri, poi hai 40 libri cartacei e audiobook, quindi hai 120 entrate. Ciao B, grazie per i tuoi live, mi sono sempre utilissimi per cambiare mindset e mantenerlo a un livello sempre più alto. Complimenti ancora per quello che fai e per come lo fai, un saluto da Milano. Ciao. Hola Big, per una nicchia tipo yacht sto mettendo in moto in garage, consigli sempre la tecnica dei 4 prodotti o della particolarità della clientela, meglio focalizzarsi solo su un prodotto principale? Beh, lo puoi fare chiaramente, adesso non conosco la nicchia yacht, però è chiaro che una persona che cerca uno yacht gli puoi proporre 4 yacht diversi o 6 yacht diversi, poi ripeto, 4 giorni l'ho spiegato, può essere la tecnica dei 6 giorni, quindi nel senso dei 6 prodotti, se hai capito quello che voglio dire. Dipende, io per esempio, cioè se io vengo in un negozio di macchine sportive, è chiaro che io potrei essere interessato a una Ferrari, a una Lamborghini, a una Maserati, a una Porsche, a una Bugatti, a una McLaren, a una Aston Martin, e quindi dipende da quello che cerco. Cioè è concettuale la cosa. Ciao Big, ho iniziato un network consulenziale, ovvero contatti il tuo network personale, proponi consulenze sul risparmio e sul welfare. Secondo te si potrebbero usare il corso Mentecatti per un'acquisizione di nuovi clienti? Ragazzi, per qualunque mercato va bene il corso Mentecatti. Vi insegnerà tantissimo e vi insegnerà come si fa online marketing in modo sostenibile, giusto e profittevole. Quindi se c'è il mercato, si applica a tutti i mercati perché è un corso di online marketing.
Quindi voi fate marketing, che viene da market, online, quindi si applica per forza, nel momento in cui c'è un mercato. Ma se c'è o se non c'è, non potete saperlo, secondo me se non prendete il corso, perché non potreste avere un'idea. Allora, consulenza sul risparmio, sì, sì, può andare bene. Per esempio c'è secondo me un enorme buco in Italia per quello che riguarda la... No, non voglio dirlo. B, cosa consigli per promuovere un e-commerce di legal weed? Bello, purtroppo Facebook non permette di fare alzo quel tipo di prodotto. Per ovviare avevo pensato ad un gruppo con la finalità della vendita, cosa ne pensi? Puoi farlo, prima di tutto? Perché non so se tu possa avere un gruppo su questa cosa qui. Allora, gruppo va bene, io più che altro farei video su YouTube. Il fatto è che le persone cercano già questo tipo di cosa, quindi userei AdWords e sembra, ti può sembrare una cavolata, i volantini, perché chiaramente il pubblico è molto sparso, perché il pubblico delle persone che si fumano le canne è variegato, dagli adulti ai ragazzini, ai pensionati, agli impiegati, agli imprenditori, agli investitori, alle donne, agli uomini in egual misura, cioè. Quindi volantinaggio io sinceramente lo farei, perché ecco, in quel caso sì, perché in quel caso il pubblico è talmente tanto vasto, è tutti praticamente, perché canne fumano praticamente tutti, quindi farei così sinceramente. Per ovviare al problema di Facebook puoi farlo, diciamo che non promuovere weed, promuovi magari... ma non so, uno stile di vita free, piuttosto che guarda anche molto la componente, magari agganciati al discorso di naturale, perché chiaramente le persone pensano che la marijuana sia naturale, è inutile farci altri discorsi, però va bene così. E quindi anche tutti i vari vegani, vegetariani, che molti dicono io sono vegano, fumo le canne, ok? Quindi va bene così. Big, parli sempre di upsell, downsell, cross-sell. Perché non fai un corso avanzato su quello, sul marketing? Sono mentecato e sto ancora studiando mentecati, così per sapere. Sì, sì, poi aggiungo delle lezioni magari mentecati. Ma allora, ci sono delle componenti. Cioè il marketing si compone delle seguenti cose. Upsell, cross-sell, quindi vendere di più e vendere incrociato. Cioè in realtà che poi è sempre il concetto di vendere di più, se capite quello che voglio dire. Si compone dell'acquisizione dei clienti, a cui poi viene venduto il prodotto e viene venduto sempre di più a prezzi sempre più alti. Si compone di una qualificazione del cliente per capire cosa vendere a chi. E si compone di un follow up, quindi i clienti che non comprano, che cosa fare per continuare a vendere. Questo è il marketing in realtà, cioè queste sono le componenti. In modo, te la sto dando in 2 secondi live, che c'ho anche fame, però... Questo ed è per quello che l'approccio teorico non paga, perché se io ti dico teoricamente le cose, tu mi dici sì, vabbè, ma come faccio? Discorso un po' di prima sul, no, sul marketing teorico, no? O accademico, che tu dici ok, cioè va bene, è anche vero, ma quindi cosa faccio? Questo è più o meno il eccetera. Quindi, signori, per concludere questo live, dovete fare una cosa, quindi scegliete una cosa, specializzatevi in quella cosa. Perché altrimenti è un problema. Diventate dei top earner in una cosa e poi fatene un'altra. Alla fine potete avere 2, 3, 4, 5 streams of income. Ma se voi iniziate con il trading e con gli immobili e con l'online marketing e con il network marketing, finite che non fate un cavolo di niente. La storia è già vista. Ti piace Eric Worre per il network? Mi piace Eric Worre per la formazione. Per il network sicuramente il guru indiscusso, non so quanto vi posso aiutare, non lo so. Grande Big, ieri Madonna ho visto una roba improponibile, detto questo sto studiando Dan Kennedy in una maniera sovrumana, sì lo so che lo stai studiando. Ciao Big, scusa ma prima non ho ricevuto risposta, ovviamente sei incasinato in chat, ma per le rinnovabili come posso iniziare? Non so cosa sono le rinnovabili, quindi non ti posso aiutare, non ho idea, le rinnovabili non so cosa sono. Sarebbe ottimo se aggiungessi qualcosa su Mentecatti, ma no, non serve ragazzi, la verità è che Mentecatti è un corso, cioè si può sempre aggiungere, però non entrate in quella spirale lì del voglio la lezione nuova, voglio la lezione nuova non conterrà nessun tipo di segreto, perché i segreti non ci sono.
Non hai più il six pack program che ti prepara il cibo ogni giorno? Certo che ce l'ho, certamente che ce l'ho. Arriva la delivery tutti i giorni alle 5 del mattino, oggi ho fatto colazione, adesso è tempo per lo spuntino. Fotovoltaico, idroelettrico, non lo so. Tutto ciò che è nuovo e può andare via. Non è una cosa che so. La procedura è uguale, se c'è un mercato è uguale, nel senso... devi avere un sistema di acquisizione clienti a cui vendi, un sistema sostenibile, e devi avere i margini, e diventare mentecatto ti aiuterebbe. Cioè non ho cose specifiche da dirti, perché quello veramente non lo conosco. Io ho esperienze in molti settori, molti no, poi dopodiché non devo averla, ripeto che anche Dan Kennedy non è che ha l'esperienza di vendere frigoriferi, però ha aiutato aziende che, cioè, perché poi il marketing è uguale. Come organizzi le tue azioni, i tuoi goals? Usi un'app come ad esempio Trello? Credi sia meglio carta e penna? Sì, no, è meglio carta e penna, perché se non scrivi a mano certe informazioni il cervello non le registra. Quindi bisogna scrivere a mano le cose. C'ho un blocco appunti, mi faccio i goal e poi quando li ho raggiunti li checco, dico fatto. Molto semplice. Molto molto semplice, senza cose sovrumane. La patria del soprattutto Dubai, la patria del fotovoltaico. Ottimo, c'è un mercato. Allora devi importi in questo mercato come la scelta diversa e più specializzata in una cosa. Dipende poi cosa vendi, se fai un network, se vendi dei prodotti, dei servizi, se vendi consulenza sul fotovoltaico, se ti rivolgi privati, aziende, dobbiamo identificare con chi è che devi parlare e chi ha i tuoi soldi. Ok? Allora, vi ricordo che c'è il corso Opportunisti che spiega come impostare, gestire e fare lo scale up di un business di informazioni che vende videocorsi. È un corso molto serio, piuttosto lungo, che va benissimo per chi ha già fatto il corso Mentecatti, così diamo adesso un cosa fare, un vendere, vendi i corsi. Non è un corso per bambini, non è un corso per fare i soldi velocemente. Se veramente siete seri e volete costruire un business long term, signori, che vende informazioni, come ha fatto Big Luca, come ha fatto Monica, come ha fatto Mauro, come ha fatto Sean, non Sean, non mi ricordo i nomi, comunque le varie persone che hanno creato i corsi, come farà Francesco e come hanno fatto tanti altri di cui non posso fare i nomi, in settori diversi, e vendere videocorsi, quindi vendere informazioni con i videocorsi, prendete Opportunisti. www.lucadestefani.com/opportunisti. Tra 8 giorni, perché è stato lanciato l'altro ieri, andrà a 1500 euro, adesso è a 1000, quindi... Cosa ne pensi dei sondaggi che pagano in commissione presente CPA? So che è abbastanza difficile rispondere all'affiliazione, ma forse ormai li conoscono tutti su... No, di lasciare stare, ragazzi. Non datevi al low ticket, fate high ticket, per favore fatelo per voi stessi. Perché low ticket è una spirale dalla quale non uscirete più. Ci sono persone che fanno online marketing da anni, loro non riescono neanche a vedere come uno possa comprare una cosa da 300 euro, lasciamo perdere 3000, perché vendono a 3 euro, cioè è così, e loro, per loro quella è diventata la loro realtà. Fa altre cose, fa il network che tra poco cominciamo, eccetera eccetera. Ciao Big Luca, non so se te l'ho già detto in passato, ma nel caso te lo richiedo, quando tu inizi a impattare su clienti target, di conseguenza ci sarà che non piace, come gestisci quei clienti che minacciano di querele, minacce insomma di cui non si può, sotto, se non hai subito il patrimonio per contrastarli? Non fai niente, possono continuare a minacciare. Se vi preoccupate, ragazzi, di un cliente che si lamenta o di una persona che si lamenta o che vi querela eccetera, non potete fare business, nel senso che prendi azioni legali. Quando è adesso, per esempio, sto facendo azioni legali, quindi stiamo facendo una querela in giunta, ma detto non ho neanche capito perché gestisce lei, quindi una diffida preventiva e un'ingiunzione, non lo so che cacchio stiamo è, verso per esempio una persona che ha rivenduto dei miei corsi, quindi questa persona purtroppo è ancora, vedo che non si sta calmando, vabbè, io l'ho anche avvertita, sicuramente guarda i miei live, lui non ci crede, però tra un po' la cosa non è bella. È chiaro che quando gestisci un business devi anche chiudere degli occhi, dici vabbè ok,
Poi dopo un po', chiaramente, quando è, allora bisogna intervenire. Però, cioè, per le persone che mi dicono, ma ammazzati sotto, sì, se io volessi gli potrei far causa, cioè, però, non interessa. Niente, a qualcuno non. Tu non devi, ragazzi, non tutti devono essere vostri clienti, non è vera quella cosa lì. Ciao Big, per vendere consulenza a distanza, in base alla tua esperienza, conviene esplicitare i prerequisiti in un webinar prendendo email per proporre altri formati, protocollo prima di inviarli al form di candidatura? Certo, sì, come insegno nel corso Psychological Warfare, requisiti, regole, eccetera. E anche dare un'idea quantomeno del range di prezzo, se no è inutile. Specie se fai le strategy calls, su cui comunque non sono d'accordo. Ho un gruppo in target dove pubblico solo io, marketing educativo, lo tengo per trasformarlo in gruppo di vendita o lo chiudo? Ma marketing educativo, se tu non vendi, non può essere marketing. Questo è il grosso del problema. Se tu hai un gruppo dove tu non hai mai venduto niente, guarda che è un problema. Prova a iniziare a vendere, non voglio assolutamente. Però ti comunico, che questo non te lo dica, potrebbe essere che ti mandano a fare e non comprano e non sono più i tuoi amici. Per follow up per affiliate, le liste è meglio averle per verticale o divise anche per tipologia di prodotto, esempi, Nutralist. Ecco, per esempio, vedi Matteo, il follow up per affiliate non esiste. Questo è una cosa che voi vi dovete piantare nel cervello. L'affiliate marketing non è un una fattispecie. C'è il tuo follow up, se sei un affiliato, è uguale al mio. Semplicemente io metto il mio link che è mio e tu metti il tuo link da affiliato, ma non cambia nulla. Quindi, no, io la farei per nicchia, per prodotto no, a meno che non siano prodotti su cui hai un leverage che è incredibile, poi dipende, però farei certo la lista Nutra, la lista di altre cose. All'inizio nel network marketing non si guadagna, fino a che non hai una solida rete, molte persone che ti danno la rendita, come gestisci la sostenibilità delle ads? Non è vero quello che hai detto, puoi guadagnare vendendo tu direttamente i prodotti, quindi non è vero che non si guadagna. Non si guadagna dalla propria rete, ma si guadagna se tu vendi direttamente. Quindi, come gestisci la sostenibilità delle ads? Guardando se sei in profitto prima vendendo i prodotti e poi reclutando. Però diciamo che qualcuno poi i prodotti li deve movimentare, nel senso che qualcuno non ha ben interpretato quello che ho detto, nel senso che non è che tutti devono reclutare tutti, qualcuno i prodotti nel mercato li deve mettere. Diciamo che la cosa finale è avere una rete di persone che vendono i tuoi prodotti a vari livelli e non tu. Anche è vero che però farlo online è una cosa piuttosto sostenibile, quella di vendere i prodotti. Se ho comprato un corso posso rivenderlo tranquillamente, non credi? No, non puoi rivenderlo, è vietato. No, non puoi rivenderlo, Davide, è assolutamente vietato e vieni attaccato patrimonialmente, poi piangi, soprattutto se vivi con la mamma. Questi esempi non tuoi magari, ma sì. No, non si possono rivendere, è vietato, sono sotto copyright e sono proprietà intellettuale di chi li crea, quindi è assolutamente vietato. Il fatto che tu lo voglia fare è assolutamente irrilevante per la discussione. Cioè, un po' come dire che se io voglio andare con una posso anche stuprarla, no? Non si può fare, illegale, e andate in galera. Sì, no, ma Alessandra, online le persone pensano che le regole e le leggi non ci siano, cioè che online non vale, invece sì, ed sta a noi farglielo capire, ripeto, adesso ci sono delle persone che non saranno molto contente nei prossimi giorni, però ragazzi, cioè, ve la siete anche cercato, ho tentato di avvertirvi, ho tentato di dire di piantarla, le persone non l'hanno finita e quindi è così. Ragazzi, è illegale, ci fa male. Perché poi uno non ci pensa, ma quando poi venite cioè uno non si rende conto, cioè quando poi vi arriva una richiesta di rimborso a 100.000 euro per danni provocati, la dovete pagare, magari avete anche tu o tua mamma o tua zia case intestate, eccetera. Cioè, da mentecatto le chiamate gratis sono vietate. Bravo. No, ma Davide non è che è per spiegarlo a tutti, se lo fai semplicemente poi, anche perché tanto non è una roba sicura, ragazzi, qualcuno poi dice che lo state facendo, cioè non è che siete lì e questa gente fa morire, pensa di essere anonima, non siete anonimi, arrivano gli screenshot, so esattamente i vostri nomi, cognomi, l'indirizzo PayPal, ho la foto delle transazioni, sono una questione di tempo, perché poi la prima volta uno dice ok, ho altro da fare, la seconda volta dice ok, ho altro da fare, e la terza incomincia a dire senti ma... puoi anche finirla, cioè ragazzi state rubando, se voi fate questa cosa state rubando, non è né etico, non giustificatevi dicendo no ma uno dice, no, Big Luca fa tanti soldi, e certo Big Luca crea i contenuti e fa tanti soldi, tu invece stai rubando a Big Luca e Big Luca si incomincia a innervosire. Quindi così. Però
D'altronde siamo tutti grandi, ognuno è responsabile della propria azione. Cioè la gente non capisce, se tu prendi un corso e lo rivendi, stai rubando, non stai ammortizzando i costi, stai rubando, tu non puoi rivendere una cosa che non è tua. Cioè... non può succedere. Questo, ripeto, è molto, evitate molti di questi problemi col modello low ticket, perché chiaramente la barriera è alta, chiaramente entrano anche così. Va bene signori, devo andare a mangiare, diventate opportunisti, diventate mentecatti, prendete la casa, è meglio entrare prima che dopo. Vi assolvo, vi perdono, anche se vi attaccherò patrimonialmente, vi perdono, nel senso che poi non ce l'ho con voi, siete solo stupidini. E vi assolvo, vi perdono, una cosa alla volta, signori, ok? Una cosa, soprattutto all'inizio diventate, una cosa. Va bene, arrivederci.